Ciao e benvenuti in questo nuovo video che ci aiuterà a rilassarci dopo una lunga giornata o in qualsiasi momento possiamo avvertire maggiore ansia, stress o tensione. Iniziamo subito distesi sul nostro tappetino per la posizione del bambino disteso. Facciamo aderire bene la nostra schiena, le spalle e la zona del nostro sacro a terra. Facciamo qualche respiro profondo qui e iniziamo a percepire il nostro corpo distendersi, ammorbidirsi, fluendo verso il basso insieme alla forza di gravità. Avviciniamo le ginocchia al petto. Nell'espiro proviamo a spingerle ancora un pochino di più verso di noi e incrociamo le mani proprio sotto il ginocchio opposto. Nell'inspiro cerchiamo lunghezza nella nostra colonna vertebrale, cerchiamo di distenderci proprio dalla cima della testa e nell'espiro proviamo ad avvicinare ancora un pochino di più le ginocchia al petto e a spingere verso il basso la zona del sacro e il lombare. Rimaniamo qui ancora qualche respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente dalla pancia. Allarghiamo ora le ginocchia e portiamole in direzione delle ascelle, continuando ad aiutarci con le mani per spingerle un pochino di più verso l'esterno e verso il basso. Ed espirando andiamo a rilasciare completamente la zona bassa della schiena e a cercare, immaginare di raggiungere terra con il nostro coccige. Andiamo a sciogliere qualsiasi tensione nella parte bassa della colonna, della schiena. Ancora qualche respiro qui, profondo, calmo. Riportiamo ora il ginocchio destro verso il petto e distendiamo la gamba sinistra. Portiamo le mani sotto la tibia destra. Cerchiamo di percepire tutto il nostro corpo in appoggio sul tappeto, le spalle e i glutei. Se vogliamo possiamo leggermente aiutarci con le mani per avvicinare un pochino di più il ginocchio al nostro petto. Iniziamo a muovere e ad aprire l'articolazione dell'anca. Continuiamo ad allungare la zona lombare. E andiamo a massaggiare gli organi interni nel nostro addome, da dove parte e termina il nostro ciclo respiratorio, favorendo anche la digestione. Al prossimo espiro, distendiamo la gamba destra e avviciniamo questa volta il ginocchio sinistro al petto. Ricreiamo la stessa lunghezza in tutto il corpo, in tutta la nostra colonna. Le spalle restano ben appoggiate al tappeto, così come la zona lombare. Possiamo chiudere gli occhi e percepire ancora una volta questo movimento, questo respiro nel nostro addome. E anche qui lasciamo che la nostra anca sinistra, questa volta, si abbandoni alla posizione, lasciamo tempo all'articolazione di percepire quest'asana. Ancora un inspiro profondo qua ed espirando riportiamo anche la gamba sinistra distesa a terra. Cerchiamo di chiudere gli occhi e percepire se avvertiamo dei cambiamenti.
nel nostro corpo rispetto a qualche istante fa. E se avvertiamo ancora qualche zona in tensione, cerchiamo di portare lì il nostro respiro e immaginare proprio che il muscolo, l'articolazione, vadano ad ammorbidirsi, a sciogliersi, a distendersi con il nostro respiro. Da qui riportiamo entrambe le ginocchia al petto e apriamo un pochino le gambe come prima. Cerchiamo di avvicinare quanto più possibile le ginocchia alle ascelle e rivolgiamo la pianta dei piedi verso l'alto. Restiamo un attimo qui, dando tempo alle nostre anche, al nostro inguine di distendersi e di aprirsi. Cerchiamo di immaginare di voler respirare proprio da questa zona. Lasciamo ora scorrere le braccia internamente alle nostre gambe e andiamo ad afferrare gli alluci con l'indice e il medio delle nostre mani. Con movimenti delicati e morbidi possiamo nell'inspiro andare nuovamente a spingere un pochettino il coccige verso terra e nell'espiro proviamo a far scendere delicatamente le ginocchia verso terra. Chiudiamo gli occhi e rimaniamo in ascolto delle sensazioni che possiamo avvertire in questa particolare posizione. Cerchiamo di liberare anche le emozioni, i traumi, lo stress che tendiamo ad accumulare da sempre nel nostro corpo e specialmente nella zona delle anche, dei fianchi, dell'inguine. Cerchiamo di far respirare queste sensazioni e queste energie compresse che tendiamo a nascondere e a lasciar stratificare in questa zona. Permettiamo invece a queste emozioni di liberarsi, di fluire verso l'alto e senza attaccamento o giudizio lasciamole andare all'espiro successivo. Ancora un inspiro profondo qua ed espirando riavviciniamo le ginocchia fra di loro e poggiamo le piante dei piedi a terra mantenendo le ginocchia piegate. Andiamo ad appoggiare l'esterno del tallone destro sopra il ginocchio sinistro. Distendiamo bene la schiena, apriamo bene le spalle, il petto. Accogliamo quanta più aria fresca e ossigeno possibili nel nostro corpo. E all'espiro successivo iniziamo a lasciar scivolare delicatamente il piede destro verso sinistra, fin quando la pianta del piede si appoggerà direttamente a terra. O se questo può essere eccessivamente intenso, possiamo utilizzare un blocchetto, dei libri o qualsiasi altro supporto per appoggiare la pianta del piede destro. Prendiamoci un attimo di tempo per entrare in confidenza con questa posizione e se vogliamo possiamo scivolare con la mano sinistra sulla caviglia destra e aprire invece il braccio destro verso l'esterno, magari lasciando anche il braccio piegato a candelabro. Apriamo il nostro sguardo verso destra, in direzione della mano, e lasciamoci abbandonare e trasportare dalla forza di gravità che man mano ci aiuta ad aprire il nostro bacino, a distendere i fianchi, i glutei. A
ancora qualche inspiro ed espiro profondo qua. Cerchiamo di non chiudere il ginocchio destro verso di noi, ma proviamo a spingerlo con la nostra intenzione delicatamente verso l'esterno. Ed espirando scegliamo lentamente la posizione, ci riportiamo con le gambe piegate e i piedi appoggiati a terra. Prendiamoci qualche istante per assaporare le sensazioni che possiamo avvertire nel nostro corpo, nella nostra mente. Avvertiamo eventuali differenze fra il lato destro e sinistro del corpo. E da qui prepariamoci a sperimentare questo allungamento iliotibiale anche dall'altro lato, quindi questa volta sarà all'esterno del nostro tallone sinistro, appoggiarsi sopra il ginocchio destro. Anche qui qualche respiro profondo per immergerci in questa posizione, in quest'asana. E all'espiro successivo lasciamo scivolare il piede verso terra o sul nostro supporto. Scegliamo la variante che meglio in questo momento si adatta al nostro corpo. E nuovamente cerchiamo di non chiudere il ginocchio verso di noi, ma di spingerlo delicatamente verso l'esterno. Come prima, con la mano destra, stavolta possiamo provare a raggiungere la nostra caviglia mentre apriamo il braccio e lo sguardo verso sinistra. Ogni torsione, anche se piccola, ci aiuta a purificare il nostro corpo, a liberarci dalle tossine, dalle sostanze di scarto. A livello energetico ci permette di liberarci dalle energie che tendono a bloccarsi in determinate zone e a far spazio per nuove opportunità, nuove energie, nuove sensazioni. Ancora un inspiro profondo qua. E nell'espiro sciogliamo la posizione. Ancora rimaniamo per un attimo in ascolto delle sensazioni del corpo, lasciamo fluire insieme al respiro le ultime tensioni o magari qualche pensiero che può affiorare nella nostra mente. Riportiamo l'attenzione all'interno, al nostro respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente qua, percepiamo il movimento sottile del nostro torace e del nostro addome che si espandono nell'inspiro e nell'espiro si ammorbidiscono. Lentamente, aiutandoci con le mani, ci prepariamo a sollevarci per la nostra unica posizione in piedi di questa sequenza, Uttanasana. Percepiamo l'appoggio del nostro corpo su tutta la pianta del piede. Apriamo bene le dita. I piedi sono paralleli fra di loro, distanziati solo di qualche centimetro. In un inspiro cerchiamo l'allungamento e la distensione della nostra colonna che parte dalla cima della testa, come se volessimo toccare il soffitto di questa stanza. E nell'espiro cerchiamo di vuotare completamente l'addome e cominciamo a scivolare in avanti con la schiena. Rimaniamo con le ginocchia morbide, leggermente piegate.
e proviamo a scendere gradualmente ricercando il contatto del nostro addome con le nostre cosce, quindi se necessario pieghiamo tranquillamente di più le nostre ginocchia. Vogliamo qui dare priorità all'allungamento di tutti i muscoli della schiena e contemporaneamente andremo a lavorare anche sugli ischiocrurali, i muscoli posteriori delle nostre cosce, che troveranno la stessa distensione. Possiamo scegliere di lasciare il dorso delle mani a terra o, se preferiamo, possiamo afferrare i gomiti e lasciarli scivolare a terra come se una forza li attirasse verso il centro della terra, verso il basso. La testa è pesante e lasciamo colare a terra tutti i pensieri, le preoccupazioni, le ansie, il nostro chiacchiericcio mentale incessante che ci accompagna per tutta la giornata. Lasciamo andare, restiamo soltanto in compagnia di noi stessi e del nostro respiro. La sensazione di pesantezza delle braccia e della testa cominciano a essere sostituite da un senso di leggerezza, di vuoto e di calma profondi. Inspirando lentamente, snoccioliamo la colonna verso l'alto, la testa è l'ultima a salire. E con un inspiro, se vogliamo, possiamo distendere anche le braccia verso il soffitto, allungando tutta la nostra colonna. Da qui andiamo ad aprire le nostre gambe alla larghezza del tappeto, con le punte dei piedi rivolte verso l'esterno. Possiamo anche scegliere di posizionare dei supporti, dei blocchetti o delle coperte ripiegate sotto i nostri talloni, se necessario. Espirando cominciamo a scendere in Malasana, nella posizione della ghirlanda, cercando di visualizzare il nostro bacino che scende verso terra, mentre la cima della testa continua a puntare verso l'alto, verso il soffitto. La nostra colonna è perfettamente lunga, la nostra schiena è distesa. Il nostro bacino e le nostre anche continuano ad aprirsi e a liberarsi. Possiamo portare i palmi uniti fra di loro al centro del nostro cuore, spingendo delicatamente uno contro l'altro, e la stessa pressione viene esercitata dai nostri gomiti contro le nostre ginocchia. Se è necessario, possiamo scegliere di portare un altro supporto, quindi un blocchetto o dei libri o semplicemente dei cuscini, proprio sotto le nostre anche, come per sederci. Cerchiamo di restare in questa posizione di calma e di staticità ancora per qualche respiro, anche se magari il corpo vorrebbe iniziare ad abbandonarla. Rimaniamo qui insieme, respirando profondamente. Espirando riportiamo le mani davanti a noi a terra, ammorbidiamo un attimo il collo avvicinando il mento allo sterno, distendiamo tutta la zona cervicale e da qui lentamente ci portiamo in posizione quadrupedica. Cerchiamo di spostarci verso il fondo del nostro tappeto. Posizioniamo come sempre le tibie parallele fra di loro, le ginocchia sotto la linea delle anche e i polsi sotto le spalle. Lentamente cominciamo a camminare con i polpastrelli delle nostre mani verso la cima del tappeto, distendendo tutta la nostra schiena,
allungando bene le spalle. Immaginiamo di voler appoggiare la nostra fronte a terra e se questo è ancora troppo intenso possiamo scegliere di appoggiarla a dei cuscini, a una coperta o a un mattoncino. Cerchiamo di adattare la posizione al nostro corpo e di riuscire a mantenerla con quanto più comfort possibile per qualche respiro. Questa posizione è conosciuta anche come posizione del cuore. Andiamo infatti a distendere, ad allungare tutti i muscoli attorno alla nostra cassa toracica, permettendo al nostro respiro, al nostro cuore, le nostre emozioni, al nostro amore, di espandersi tutto intorno a noi. Immaginiamo di voler affondare e poggiare il cuore proprio sul nostro tappeto. Liberiamolo dai pesi, dalle sensazioni dolorose, magari dai lutti o dai traumi che possiamo tenere nascosti anche qui, in corrispondenza del nostro chakra del cuore. Facciamo spazio all'amore, all'empatia, alla capacità di sentire noi stessi e gli altri. Chiudiamo gli occhi e respiriamo questa profonda comunione con tutto l'universo, con ogni creatura vivente, con ogni fenomeno naturale, con il vento che soffia fra gli alberi, il ronzio delle api, il cinguettio degli uccelli, i pesci che nuotano nel mare, il calore del sole che sorge all'alba, la bellezza dei colori del cielo al tramonto. Espirando lentamente, camminiamo con le nostre mani verso di noi. Sciogliamo per un attimo questa posizione. Se sentiamo la necessità di fare qualche piccolo movimento con la schiena o con le spalle o il collo, possiamo farlo. E da qui ci risistemiamo in posizione quadrupedica, polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. In un inspiro solleviamo il braccio destro verso l'alto, lo seguiamo con lo sguardo e nell'espiro andiamo a piegare il gomito sinistro e scivoliamo con il nostro braccio destro proprio sotto il nostro tronco, sotto la nostra cassa toracica. Cerchiamo di poggiare a terra sia la spalla che la tempia a destra. Se questo è troppo intenso, possiamo appoggiare come sempre un cuscino, un blocchetto sotto la nostra tempia o magari anche sotto la spalla. La mano sinistra può rimanere così dov'è, o se vogliamo aggiungere un po' di intensità a questa posizione, possiamo distendere il braccio sinistro verso la cima del tappeto o addirittura verso l'angolo opposto, quindi camminare con i polpastrelli verso l'angolo destro del nostro tappeto. Rimaniamo ancora qui in ascolto del nostro respiro. Regaliamoci ancora questa torsione. Nell'inspiro cerchiamo di espandere il nostro respiro, il nostro torace anche in questa posizione. E nell'espiro abbandoniamo qualsiasi tensione che possiamo avvertire nella schiena, nelle spalle,
nel collo. Ancora un inspiro qua e nell'espiro ci riportiamo in posizione neutra e ci prepariamo a ripetere il movimento dalla parte opposta. Solleviamo nell'inspiro quindi il nostro braccio sinistro verso l'alto e nell'espiro lo facciamo scivolare sotto il tronco piegando il gomito destro. Poggiamo a terra o a un supporto la spalla e la tempia sinistra questa volta e scegliamo se rimanere con la nostra mano destra dove siamo o distendere il braccio verso la cima del tappeto. Questa torsione, come prima, oltre a ripulirci profondamente a livello fisico ed energetico, va ad agire anche sulle nostre vertebre toraciche. Questa zona della nostra schiena che raramente andiamo a muovere durante il giorno. Cerchiamo quindi di permettere a questa nostra parte del corpo di respirare, di stendersi. Immaginiamo proprio questo spazio che si crea fra le nostre vertebre. E ancora nell'inspiro cerchiamo espansione, spazio. E nell'espiro lasciamo andare ogni tensione che possiamo ancora percepire nel nostro corpo. Al prossimo inspiro lentamente sciogliamo questa posizione, ci riportiamo seduti sui talloni, lasciamoci cadere con i glutei da un lato o dall'altro e distendiamo le gambe davanti a noi. Poggiamo bene gli ischi a terra, ricreiamo la lunghezza nella nostra colonna. In un inspiro distendiamo bene la schiena, le braccia, la nuca verso l'alto e nell'espiro guardiamo un punto lontano davanti a noi. Il piegamento parte dal nostro addome e non dalla schiena. Allunghiamoci in avanti quanto più possibile, come se volessimo afferrare qualcosa davanti a noi, all'orizzonte. E quando la nostra schiena ha raggiunto il massimo della sua lunghezza, lasciamoci trasportare dalla forza di gravità, lasciamo andare anche la colonna, le spalle, la fronte in direzione delle nostre gambe. Se vogliamo qui possiamo appoggiare un cuscino o dei blocchetti fra le nostre gambe e il nostro petto e la nostra fronte per cercare di abbandonarci profondamente in Paschimottanasana, in questo piegamento in avanti che aiuta la nostra digestione sia a livello fisico che emotivo. Spesso nel nostro stomaco, nella nostra pancia andiamo a digerire le nostre esperienze, a percepire tutte le sensazioni di pancia appunto. E dobbiamo dar tempo anche al nostro corpo di assimilare quanto ci è accaduto durante la giornata, ad esempio. E impariamo anche in tutti i piegamenti in avanti a lasciare andare il superfluo, quello che non ci serve, quello che ha concluso un ciclo, un'esperienza che abbiamo concluso. E ogni volta che impariamo a lasciare andare qualcosa, non stiamo in realtà perdendo nulla, ma stiamo solo ricreando spazio nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra vita, per accogliere qualcosa di nuovo. Percepiamo il respiro nell'addome, lasciamo libera la mente.
Inspirando lentamente, camminiamo con le mani lungo le gambe, snoccioliamo nuovamente la schiena verso l'alto e ci sdraiamo a terra nell'espiro. Appoggiamo bene le spalle e la schiena al nostro tappeto, pieghiamo nuovamente le ginocchia con le piante dei piedi appoggiate a terra. Apriamo le nostre braccia a candelabro verso l'esterno. Inspiriamo ed espiriamo, rivolgiamo il nostro sguardo a destra e lasciamo cadere le ginocchia verso sinistra. Non ha importanza dove arrivano le nostre ginocchia, ma cerchiamo comunque di mantenere entrambe le spalle a terra. Possiamo avvertire qui dei piccoli rumori o movimenti nella parte bassa della nostra colonna. È normale, va benissimo. Ancora una piccola torsione spinale qui. Andiamo a risvegliare l'energia che scorre lungo la nostra colonna per poi diffondersi in tutto il nostro corpo. Lasciamo andare ancora le tensioni che qui possiamo avvertire nelle spalle, nelle anche, nelle ginocchia. Abbandoniamoci completamente al fluire del nostro respiro. All'inspiro successivo torniamo in posizione neutra con le gambe, con il viso ed espirando questa volta lo sguardo a sinistra. Le ginocchia vicine cadono verso destra. Ancora una volta le spalle pesanti, ben ancorate al tappeto. Lasciamo fluire energia, movimento, spazio nel nostro corpo. La mente è calma, vuota. Ci sentiamo profondamente in pace. Presenti a noi stessi a questo momento. Inspirando, ci riportiamo in posizione neutra, distendiamo le gambe e lasciamo scorrere le braccia lungo i fianchi, con il dorso delle mani appoggiato a terra e i palmi verso l'alto, in segno di estrema fiducia e gratitudine. Possiamo mantenere Shavasana, questa posizione di calma e mobilità, tutto il tempo che riterremo necessario. Possiamo anche coprirci, se vogliamo, con una coperta, una maglia e abbandonarci all'ascolto delle sensazioni del nostro corpo in questo istante. Ascoltando soltanto il rumore del nostro respiro e immaginando che un'onda di calma ci avvolga e porti via ogni tensione. Io spero che questa pratica vi sia piaciuta e vi sia stata utile e vi invito a iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, per non perdere i prossimi video, e vi auguro un buon proseguimento. Grazie di aver praticato con me. Namaste.